Sto già andando più veloce che posso! Porca merda! Tu prosegui verso l'isola, io ti tengo a bada! Oh cazzo! Stanno arrivando! Sono solo barchette! Battici contro! Vedo! Nathan. Nathan. Cosa dobbiamo fare con te? Ormai sarai stufo delle mie prediche e io sono stufa di ripeterle. E ora dovrai stare qui con me per il fine settimana invece di andare in ritiro con gli altri. Non mi importa. Sì, è questo il vero problema. Perché devo essere l'unico a stare in punizione? Perché hai iniziato tu, Larissa? Non voleva ridarmi il mio libro. Ti avevo detto di tenere in camera quei libri. La colpa è soltanto tua. Questo non gli dà il diritto di rubarmeli. Quindi pensi che ti dia il diritto di tirargli un pugno? Non era solo per il libro. Per
Per cosa, allora? Niente. Lo dirò al confessore. Nonostante i miei sforzi, sembri davvero deciso a ripetere i tristi errori di tuo fratello. È un peccato. Sam! Ti vedo. Qui si sale. Wow! Troppo scivoloso. Ok, fai piano. È nostro dovere aiutare i ragazzi come lui. Ma rischio di trascurare le decine di altri ragazzi sotto la mia tutela. Cosa vuole che faccia? Sa già come la penso. Oh, no, non sono ancora disposto ad arrendermi. Non può rimandare il problema. Senta, parlerò con lui domattina stessa. D'accordo? Buonanotte, padre. Notte, sorella Catherine. Nathan, vieni con me, giovanotto. Sorella Catherine. Oh, diamine. Ah, sorella Catherine. Ho di nuovo dimenticato le chiavi. Potrebbe aprirmi il cancello. Arrivo, padre. Sam! Wow! Devi imparare a guardarti le spalle! Certo. Ehi, è bello vederti, fratellino. Cosa? Cos'è questo? Ma scherzi, di nuovo? Non è niente. E il patto di non cacciarti nei guai? Ma ci spalava merda addosso. Allora? Ha detto che... papà ci ha scaricati perché siamo un peso e mamma è all'inferno per... Nathan, dai, lo dicono solo perché sanno di ferirti. Capito? Devi imparare a riderci su. Tu non ridi.
Fai quel che dico, non quel che faccio. Tieni. O prendi freddo. Forza. Quindi, perché sei venuto qui così? Se le suore ti beccano, chiameranno la polizia. Ho un regalo per te. E non può aspettare Natale. Cosa? È qui fuori. E il non cacciarsi nei guai? Beh, questa è un'eccezione. Bel salto. Andiamo, dai, dammi la mano. Ehi, sei leggero. Le suore ti danno da mangiare. Questo posto è deserto. Dove sono gli altri? A un ritiro religioso. Mi ricordo. Come sta, padre Duff? È l'unico che si salva qui. Entra per un saluto. Nah, non mi servono romanzine. Di qua. È stato facile. Non l'hai puntellata? Ma l'ho fatto. O almeno credevo di averlo fatto. Non importa, passeremo dall'alto. Dall'alto? Tu seguimi. Guarda qua. Wow. E ora siamo pronti a salire. L'hai mai fatto prima? Un paio di volte. Su, forza. Tocca a te. E tu cosa combini? Lavoro soprattutto. Esci ancora con quella tipa? Chi? Crystal? Ma andiamo alti e bassi. Per ora soprattutto bassi. Ok. E ora niente paura. Andiamo, Nathan. Non pensare e salta! Puoi farcela! Ti tengo! Visto? Niente di che! Già, una passeggiata. Resta con me. Forte, eh? Ah, fortissimo. Di qua. Ti seguo. Tra poco c'è un salto. Ok. Dai. Resta al centro. Procedi con calma. Che è peccato. Forse abbiamo peccato. Pronto, Tarzan? Sì. Vai avanti. Oh! Yeah.
bel panorama, eh? Sì. Non male. Eri già stato quassù? Su questo tetto? No. Sai dove devi andare, giusto? Più o meno. Aspetta qui e guarda me. Tocca a te. Ok. Coraggio, puoi farcela. Puoi farcela, Nate. Dai, coraggio. Oh, merda! T'ho preso! Forza! Andiamo! Ce l'ho fatta? Sì. Certo che sì. Forza, seguimi. Sai cosa? Questa volta lo fai tu. Davvero? Sì, davvero. Io ti vengo dietro. Bravo, Nathan. Ok. Proviamo. Wow! Ok. Scendi. Così si fa. Siamo liberi. Bene. Che te ne pare? Eh? Wow, hai preso la 250. 250? Che stai farneticando? No, è la 500 due cilindri. Incredibile. Già. Dove l'hai rubata? Wow. È un colpo basso. Ok, devi sapere che sono molto cambiato. L'ho comprata lavorando sodo. Dai, su, monta in sella. Cosa? Quando fai queste sorprese è perché cerchi di farti perdonare. Tu sei fin troppo sveglio, lo sai, vero? Va bene. Ho trovato lavoro. Pagano bene. Molto bene, ma starò fuori città per un po'. Quanto sarebbe un po'? Ah, circa un anno. Al massimo, ma tornerò prima che tu te ne accorga, credimi. Mi pianti in asso? Oh, smettila, non essere così tragico. Quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro? Come puoi farmi questo, Sam? Ehi, lo faccio per il tuo bene. Quei soldi saranno utili a entrambi. E nel giro di un paio d'anni riuscirai... Un paio d'anni? Portami con te. No, mantengo a stento me stesso. Contribuirò. Senti, so che l'orfanotrofio ti fa... Non sai quanto. Sì, ma ora per te è la soluzione migliore. Capito? Davvero, fidati di me. Non è giusto. Ehi, abbiamo mai avuto niente di giusto? Ma ce la siamo cavata, no? Certo. Beh, sai, la moto non era l'unica sorpresa. E dovrò svelarti la seconda. Cosa? Ho trovato le cose di mamma. Quelle vendute da papà, ho rintracciato l'acquirente. Ti avverto, se lo dici solo per consolarmi. No, 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 te lo giuro. Dove? Ah, al di là della città. Che ne dici di andare a prenderle? Vuoi dire rubarle? Beh, non puoi rubare ciò che ti appartiene già. Non credo che la polizia sia d'accordo. Allora non facciamoci beccare. Te la senti? Ovvio che sì.